Oh, ciao, buona giornata a tutti. Beh, volevo farvi vedere una cosa, invece ho incontrato i miei vecchi genitori e li ho accompagnati perché, poverini, mia mamma si è persa in chiesa. Succede, voglio dire, ci vuole pazienza anche lì. E non vi siete accorti, vero, che è stata tolta la diretta politicamente scorretta dell'altro giorno? Non lo so, io sono seguito da qualcuno che proprio attende che io dica qualcosa di fuori dalle righe. Ma insomma, queste cose ve le porterò su Telegram, che almeno è un canale privato, e il resto quello che lo porterò sotto abbonamento. Cosa devo fare? Ragazzi, siamo attaccati da tutto e da tutti. È inutile, il libero pensiero, lo spirito libero è una spina nel fianco a questo globalismo, mondialismo, satanismo, ismoismo. Non lo so, non riesco a capire, veramente. Ci sentiamo fra un po'. Ora, qua c'è un brutto tempo, ma il vento è caldo, sono levato la felpa perché era in più. E cosa volevo dirvi? Sì, è stato tolto il video e va bene. Cosa dobbiamo fare? Pensavo già di fare Telegram Plus. Farò Telegram Plus adesso, i primi 20 euro, 30 euro che raccolgo. Faremo anche quello, così che alcune cose ce le possiamo dire almeno lì. Che dobbiamo fare? Adesso sapete dove vado? Vado a prendere il gelato per la mia signora. Dopo dormo, spero, perché stasera siamo là di guardia al bastione. Ebbene sì, siamo arrivati anche in questa epoca indicibile. Non l'avremmo mai pensato negli anni 70, 80, che saremmo arrivati a un'epoca in cui si viene censurati per le idee, si viene censurati per la fede, si viene censurati per il colore, cioè per tutto si viene censurati. Ormai è così, dobbiamo essere tutti standard, omologati, di un solo pensiero, di una sola idea, senza Dio, senza patria, senza famiglia. E questa la dico, vediamo se mi censurano anche sto video, e allora pace, amen. Di queste cose ne parleremo solo sul canale privato. Cosa devo fare, ragazzi miei? Viva Gesù che ci libera, perché qua veramente. E poi ti dicono: sei in democrazia? Sì, sono in democrazia. Quando? Che ormai non posso più dire niente perché vengo censurato pubblica. Posso dirlo qua al bar con i miei amici, ma voglio dire, allora anche i carbonari erano liberi, se la raccontavano nelle cantine. Vedere qua la massa, siamo un po' messi così. Commissione fatta, adesso dobbiamo arrivare a casa prima che sciolga. Allora, qua la giornata avete visto com'è, piena, e non vedo l'ora di andare a casa a riposare, sinceramente. E che piccoli, adesso... guardate che piccolini, guardateli lì, la mamma con i suoi bimbi, visto anche la mamma con i bimbi. Qua ce ne sono tanti, così poi poverine ne perdono metà per forza. Ci sono perfino i pesci di una certa taglia che mangiano i piccoli così piccoli. Ecco, allora dicevamo, è andata così, ma noi non disperiamo, noi procediamo per le nostre cose. Poi io ho voi e quindi ho il supporto più grande che potessi avere. E quindi avanti col tram, come si dice, avanti, avanti, sempre avanti.
state un po' queste due giornate di pausa con i video, sono un po' in ritardo, a dire la verità. Anche YouTube me lo ricorda, prima mi boccia i video politicamente scorretti e poi mi dice questa settimana hai fatto meno video, se me li seghi e me li bocci che devo fare, devo inventarmi delle cose diverse. No, faccio quello che posso e quindi dai, sempre sotto e sempre avanti con la benedizione del Signore, andiamo per la nostra strada. Qua gente che cerca posti auto dove non ce ne sono, qui sono pieni dalle 7 della mattina, immaginatevi adesso questi giorni qua, poi con questo ponte. Io ho scoperto che domani è festa ancora e tanto io sono a lavorare qui e teoricamente dovrei anche guadagnare qualche 5 euro in più, insomma, visto che è festa mi pagheranno un bonus festivo o no? Voi cosa dite? Bene, dai, oggi è così, un vlog di ceglie, un vlog un po' scherzoso, però anche quello che è successo è vero. Auguro a tutti voi un buon proseguimento, a Dio piacendo ci vediamo nel vlog di domani. Ciao a tutti dal Pirata, ciao!